Che cos'è il Family Lab? Family Lab sono 200 servizi per le famiglie che inauguriamo e che offriranno una serie di servizi a partire dal 1 ottobre per i prossimi 2 anni a tutte le famiglie di Trani e di Biceglie, quindi sostegno familiare, spazi neutri per i genitori, politiche giovanili, c'è un'unità di strada mobile per la prevenzione dell'alcol e della droga, insomma una fruizione di servizi, un paniere di servizi che mancava ai due territori di Trani e Biceglie in questi anni, che abbiamo adesso finalmente inaugurato e che rappresenterà per noi un nuovo punto di ripartenza su tutte le attività che stiamo ponendo in essere con grande attenzione alle famiglie, alle fasce più deboli delle comunità di Trani e di Biceglie e alle politiche soprattutto per i nostri formidabili ragazzi. Come rivolgersi a questi centri e quali sono i costi? I costi, la fruizione è gratuita, quindi c'è un libero accesso. All'interno di questi centri ci saranno diverse figure professionali, quali assistenti sociali, psicologi, mediatori culturali, educatori professionali, consulenti legali, mediatori familiari, tutto con il sostegno e il monitoraggio dei servizi sociali professionali del Comune di Trani e del Comune di Biceglie. Quindi si andranno a realizzare dal 1 ottobre una serie di attività e in più si andranno a realizzare diverse attività laboratoriali anche in termini teatrali, musicali e di aggregazione sociale affinché le due comunità facciano di questi centri non solo delle strutture ma soprattutto un momento di aggregazione, di integrazione e soprattutto di sviluppo di tutte le attività che andremo a realizzare. Che significato ha l'apertura di un Family Lab, del Family Lab a Trani? Beh, è un grande presidio delle istituzioni dentro la città. Con chiaramente un grande punto di riferimento per le famiglie, per tanti genitori ma anche per tanti ragazzi, in un processo di accompagnamento alla genitorialità ma anche processi formativi e educativi. Stiamo di fatto costruendo la città del futuro, la Trani del futuro, dando sostegno alle famiglie, ai tanti giovani. Tutto questo nel cuore della nostra città.